eccoci qua, lo sta celebrando tutta Italia, perché è un compleanno importante e lui è una persona a cui tutti noi vogliamo bene. Ha vinto un mondiale, 8 scudetti, una Coppa UEFA, 4 Coppa Italia, 6 Supercoppe Italiane. Nel 2017 è stato premiato come miglior portiere della Champions League dalla UEFA, dalla FIFA come miglior portiere del mondo e dai calciatori italiani come miglior giocatore della Serie A. È considerato il più grande portiere di tutti i tempi, Gianluigi Buffon. Le curve che scrivono il tuo nome, un compleanno celebratissimo. Sì, esagerato. E non abbiamo fatto ancora niente, vedrai. Sì, appunto. No, tra l'altro pensavo, miglior portiere del mondo, di sempre, di tutti i tempi, per uno che voleva fare il centrocampista, anzi tu hai iniziato facendo il centrocampista. Sì, ho iniziato e mi sono divertito tanto, perché alla fine è molto più bello fare gol. Guardati un po' qua. Guarda cosa abbiamo trovato. Sì. Ma questo era in primo o secondo elementare? Guarda qua, tutta la famiglia, la squadra, guarda, la tua famiglia, la mamma, il papà, che meraviglia, tua sorella. Quello sei tu? Sì, ne ho 85, per cui avevo 7 anni. Sì. Beh, promettevo bene a scuola, e per fortuna poi ho intrapreso la strada del calcio. Quindi tu ne fai centrocampista, hai fatto anche il centrocampista? Ho fatto anche il centrocampista per 4 o 5 anni. Ma poi ti hanno sconsigliato o è stato... No, poi ho avuto una folgorazione. Ancono? Sì, bravissimo. Portiere nel 90... Canero. Sì, e da lì ho intrapreso la strada del portiere che mi ha portato, insomma. Ncono era il portiere del Camerun, che poi ovviamente è diventato tuo amico, ma anche nell'82 era portiere. Anche nell'82, quando abbiamo vinto il mondiale. E lui ti ha folgorato? Sì, mi ha folgorato per il suo modo di interpretare il ruolo, insomma, un po' folcloristico. E questi personaggi, soprattutto quando sei bimbo, secondo me ti catturano. Certo. Senti Gigi, io volevo introdurti con tutti i tuoi record, no? Però siccome sono molti, allora ho pensato che la cosa migliore sia che io faccia delle domande e tu rispondi. Cioè rischia tutto. Ok, va bene. Attenzione, hai un minuto di tempo. Sì. Mi senti? Sì, sono pronto. Senti bene? Sono serenissimo. Perfetto. Vogliamo sapere quante partite ufficiali hai giocato in carriera tra club nazionale, maggiore e giovanile? 1100? Ai. No, 1057. Quante partite hai giocato in Serie A? 600... 28? No, 29, peccato. Detieni il record di imbattibilità in Serie A. Di quanti minuti si tratta e chi ha posto fine all'imbattibilità? Forza! 974. Sì? E Belotti. Esatto, quante volte hai vinto il premio come miglior portiere del mondo secondo la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio e in quali anni? Non lo so questo. 5. 5 volte, cinque, in che anni? 5 volte. Immagino, 2006 il mondiale sicuro. Esatto, forza. 2007, sì, esatto. Poi 2003 secondo me era una gran stagione. Sì. Poi quest'anno. 2017, esatto. Quante partite hai giocato in nazionale? 175. La risposta è quasi esatta. Quasi. Bravo. Il commento lo fai tu. No, il commento è che è stata la più bella vita che penso che un uomo possa fare. È un uomo che soprattutto ama lo sport quanto l'ho amato io, perché poi secondo me lo sport è veramente una palestra di vita importante. Se incominci da ragazzo, secondo me ti tutela anche dal prendere magari degli indirizzi e delle strade sbagliate. Perché dici parli al passato? Che ho fatto? Perché bene o male sono 20,
24, non so, ora è 28 anni che sono fuori di casa, che pratico questo lavoro, e quindi è tanto, ecco, ne è passata. Poi ne parliamo, perché non è mica detto che sia l'ultimo anno questo. No, vabbè, ma quello non è un problema, nel senso, io stiamo già valutando un 25-28 anni di carriera, ecco, sì. E quindi già quello è un qualcosa di sostanzioso. No, che carriera, ragazzi, no, sai che in questi giorni ci siamo ovviamente tuffati nella tua vita sportiva, ma guardate un po', questo è France Football, che è la più importante rivista francese di football, che ha dedicato la copertina del suo ultimo numero, 16 pagine per i tuoi 40 anni, definendoti fenomeno di longevità e di successo. Beh, insomma, è leggenda, è un modello per colleghi, per le prestazioni e il comportamento, che è una cosa altrettanto importante a tutti. Sì, devo dire che i cugini francesi, i vituperati cugini francesi, per molti nei miei confronti hanno veramente tanto affetto e tanto rispetto, e questo alcune volte mi imbarazza, ecco. Beh, vabbè, però oggi è festa, quindi si prende tutto. No, è da una settimana che è festa, perché hanno cominciato a farmi gli auguri dal 21 gennaio, siamo arrivati al 28 e spero che finisca poi. Ma anche in panchina, ieri i bambini che ti hanno dato le letterine. Sì, siamo andato delle letterine molto, molto carine. E chiaramente le leggi ti commuovono, ti toccano l'anima, come è giusto che sia, perché alla fine siamo stati tutti bambini e ognuno di noi ha avuto degli idoli, e il fatto di poterlo essere per quelli lì, era un bimbo e una bimba, ecco, è un qualcosa che fa piacere. Senti, ma visto che abbiamo accennato questa cosa con la Juventus, questa è stata la tua 17ª stagione, no, della Juve, hai deciso se rinnoverai un anno o no? Guarda, questo non è l'ultimo dei problemi, nel senso che... No, non abbiamo deciso, perché ci dobbiamo incontrare col presidente. Ma tu in cuor tuo vorresti rimanere ancora... Ma io voglio che sia fatta la scelta migliore, ecco, e quindi sono sicuro che con l'ausilio del presidente, che è una persona che mi vuole molto bene, e di tutta la Juve, faremo la scelta più congrua, ecco, a quello che è la mia età, quello che potrebbe essere il mio ruolo in futuro. Anche perché c'è il record di Maldini, che è molto vicino. Sì, ma delle volte, secondo me, insomma, non bisogna forzare le cose, bisogna anche sapersi accontentare. Io penso di aver fatto tanti record, e se questo record rimanesse a Paolo, sarei veramente felice per lui, perché è una persona che merita. Però siete amici, ci conosciamo tutti. E guarda lì, ecco, questa foto con Paolo. Sì. Però bello prenderlo il record. Ma è bello prenderlo, ma secondo me è bello anche lasciarlo a un professionista, una persona come lui. Meglio di così, no, lui è un gigante. Ma lui ha detto però che sarebbe contento se fossi tu a superare quel record. Ci credo, e sono sicuro che Paolo lo pensi davvero, ma alla fine per andare avanti e fare le cose, come ti ho detto inizialmente, non ci vogliono delle forzature, le cose devono andare fluide, altrimenti bisogna anche fare un passo indietro e sapersi accontentare, perché insomma... Tanto ho già avuto. E si è anche già dato. Tra l'altro tu sei veramente uno dei pochi giocatori al mondo che viene accolto con un coro e applausi dovunque tu vada. No, ora non è proprio così, perché alla fine, diciamo, con la nazionale devo dire sì, che c'è questo tipo di accoglienza nei miei riguardi. Con la Juve, sai, la Juve è una squadra che divide molto, per cui magari in certi stadi storicamente ostili... Alla nazionale, sì. No, però anche con la Juve in certi stadi che magari sono storicamente ostili non c'è proprio questo... Anche in occasione delle tue celeberrime lacrime dopo l'esclusione dal Mondiale, l'affetto che hai avuto, no, da tutto il mondo... Sì, quello è stato... Visto veramente... che hai guardato Filippa molto male quando sei entrato, perché lei... Sì, molto. Svedese, cioè... scherzo. No, dicevo, anche l'affetto che hai avuto, tutto il mondo che ti ha scritto, che ti hanno proprio abbracciato quasi. Sì, e devo dire è un qualcosa che mi ha dato tanta, tanta forza, perché in alcuni momenti, al di là della facciata da eroe, da Superman che tutti noi vestiamo, poi alla fine insomma... c'è anche un po' di umanità e un po' di fragilità, e tant'è che
qualche pacca sulla spalla fa veramente piacere delle volte. No, ma pensando alle parate, no? Quando un bambino, un ragazzino vuole giocare a calcio, la meta è fare gol. La parata per il portiere fa pari per l'appunto con la mancanza del gol? Beh, in certi momenti sì, in certi momenti, in certe partite vale molto di più, perché innanzitutto il portiere è un ruolo di grande responsabilità, probabilmente è il ruolo con più responsabilità della squadra. E poi tu senti proprio il pubblico trepidare, il pubblico soffrire, e dopo una tua parata, dopo un tuo intervento, proprio gioire come se ci fosse stato un gol. Quindi insomma è un qualcosa che dà soddisfazione. Scusi, diceva... signor Fazio, sì. C'è un'altra telefonata per il signor Buffon. Sì, un attimo. Sì, pronto? 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 Sì, chi è? Sono Andrea Pirlo. Andrea! Ho provato a chiamarti, ma non mi trovavo, allora ho visto la televisione, allora provo a chiamare la Rai. Hai fatto bene, perché non risponde. Certo, perché non si trova oggi, non è a casa, allora giustamente ti ha chiamato qua. Bene, per fargli gli auguri. Sì, io voglio fare tanti auguri. 40 anni, Ma l'ho sentito ieri. Li dimostra, secondo te? Ma no, non ancora, di testa ancora un bambino, quindi ancora un bambino, ancora un bambino. Ma grazie Andrea, grazie tante. Yeah. Ti abbraccio. No, grazie. Ciao Gigi, tanti. Ma visto che bello. Ma pazzesco. Incredibile. Allora, andiamo un attimo avanti. No, però adesso, cioè, no, adesso. Ma perché tu oggi non sei a casa? Pronto? Pronto? Sì, chi parla? Sono Marcello Lippi, buonasera. Vabbè. Ciao Marcello. Ciao. Hai visto com'è non è arrivato a 40, Ma io vedo che tutto il mondo gli sta dimostrando grande affetto e grande stima. Ma tutto questo ha un solo significato, perché nessuno vuole che smetta di giocare. È vero, questo è, ma anche tu sei d'accordo? Ma certo, ma ascolta, lui avrà anche 40 anni, ma c'ha l'entusiasmo vivido di un ragazzo. Sì. C'ha la saggezza e la maturità dei vecchi saggi. Sì. Ma soprattutto è carica a pallettoni come i quarantenni forti. Perciò perché deve smettere? Non deve smettere. Vabbè, mi pare che questo sia, cioè, detto da te, sia proprio assolutamente, cioè, definitivo, Gigi. No. Ringrazio il mister, perché il mister ha una concezione di me superiore a quella che poi è nella realtà. No. C'è quella che ci hanno tutti. È quella che ci hanno tutti, caro Gigi, te lo sai. Grazie. Perciò ti faccio tanti cari auguri e ti do un abbraccio. Grazie Marcello, grazie molte. Grazie a tutti gli amici che hanno telefonato. E siccome ti hanno premiato a ottobre con il FIFA World come miglior portiere, qui sì che ha fatto un grande discorso. Qui sì che ha fatto un grande discorso, vediamolo. Vai. È l'altra prima volta. La prima volta all'estero. Now is the difficult moment, because I think that I have to speak in English, but translator if you need it. No problem. No, I won't try to speak. Yeah. No, for me, I'm very happy, because for me it's a great honor to receive this award at my age. Ma ti devo dire una cosa, tu non sai la soddisfazione, perché io sono l'unico che parla inglese come lui. Cioè, io capisco solo Buffon e i tassisti pakistani in America. Do you know when the taxi driver is with you?
He's speaking this way. Oh, Gigi Buffon, great player, great player. No, comunque, sappi che... No, English, please. No, English. Dal punto di vista emotivo, yes, stare in un teatro inglese, con tutti inglesi... English theater, sì, terrible. Ho detto, no, è una questione di rispetto. Sai 20 parole, yes, 25, un concetto, yes, semplice, ma lo dici perché sono tutti inglesi, vai a, yes, casa loro e ci provi. Yes, yes. Now... Pubblicità! Meglio. Gigi Buffon, i magnifici 40!